Ben ritrovati con il TG di Canale 81 Lazio. Vediamo le ultime notizie partendo dagli arresti per corruzione che ci sono stati ieri a Roma, dai quattro arresti, tra cui anche quello del figlio dell'ex ministro Bisco. A fare l'operazione è stata la Guardia di Finanza del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, che, come detto, ha eseguito queste misure cautelari per i reati di corruzione e traffico di influenze. Gabriele Visco, ex dirigente pubblico e figlio dell'ex ministro dell'economia, è finito in manette, insieme a lui due imprenditori e un avvocato. Le Fiamme Gialle hanno eseguito anche un sequestro preventivo per equivalente di 230.000 euro e, secondo le indagini, lo stesso Visco avrebbe favorito l'aggiudicazione di un bando di gara di oltre 4 milioni di euro a una società riconducibile a un costruttore e tentato di agevolare l'assunzione presso una partecipata pubblica di una persona vicina a quest'ultimo. Il tutto a fronte di denaro e di altre utilità, scrive in una nota la Procura di Roma. Arresti anche ai Castelli Romani, dove i carabinieri del NAS hanno arrestato quattro persone all'alba di ieri. A finire in manette sono state la titolare di una comunità di alloggio per anziani dei Castelli Romani, due operatrici sociosanitarie e una donna di origine nigeriana. I militari, coadiuvati nell'operazione anche dai colleghi delle compagnie di Frascati, Castel Gandolfo e Velletri, hanno disposto il divieto temporaneo dell'esercizio della professione anche ad un medico e, secondo quanto riscontrato dagli stessi militari, gli ospiti della struttura erano continuamente maltrattati fisicamente e minacciati, oltre che insultati, e venivano spesso sedati anche con la complicità del medico sospeso. Ci sono stati problemi di natura tecnica, con ritardi in alcuni casi fino a 18 minuti per il test di ieri di Italert nei territori limitrofi alla diga di Colle Mezzo in provincia di Frosinone. I comuni coinvolti dall'invio del messaggio che avvisava del disastro, ovviamente ipotetico, erano Arce, Ceprano e San Giovanni in carico e le rispettive popolazioni avrebbero dovuto ricevere alle ore 12 di martedì 6 febbraio, quindi ieri, il messaggino che avvisava dell'emergenza. Il messaggio d'allerta è realmente partito all'orario stabilito, ma non è arrivato a tutti nello stesso momento. A verificare il tutto, i volontari della protezione civile. La città di Sermoneta invece viene premiata anche per il triennio 2024-2026 con la bandiera arancione per il turismo. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato dal Touring Club italiano e che certifica la qualità dell'accoglienza del territorio della città in provincia di Latina. Tra i parametri valutati rientrano anche l'attenzione all'ambiente e l'autenticità delle esperienze enogastronomiche, sia sotto il profilo della tradizione che di quello dell'innovazione. Sermoneta riceve ininterrottamente questo riconoscimento dal 2006. Si sono svolti ieri anche i funerali di Giacomo Losi, l'ex calciatore della Roma, e tanta gente è stata presente appunto alle sue esequie. L'ex giocatore si era spento domenica scorsa, 88 anni. La funzione religiosa si è svolta nella chiesa del quartiere Balduina, dove, oltre a una delegazione del club giallorosso, erano presenti anche ex calciatori come De Sisti, Nela e Bruno Giordano e anche l'attore Luca Zingaretti. Losi ha giocato nella Roma dal 55 al 69, collezionando 386 partite, di cui 299 da capitano e vincendo tre coppe. Era il terzo giocatore con più presenze dietro Totti e De Rossi. Chiudiamo così il TG di Canale 81 Lazio, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento ai prossimi notiziari.